Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi un'altra bella giornata, andiamo a contribuire ad aiutare un po' il nostro ambiente, il nostro bellissimo territorio, perché abbiamo appena inaugurato pochi minuti fa una macchina per il riciclo delle bottiglie di PET alimentare, quindi un'altra piccola attenzione per il nostro bellissimo ambiente. Oggi con noi abbiamo Enrico Ivaldi di Coripet, il nostro assessore al turismo e al commercio cultura. E cultura, e poi basta, è Carla, e in rappresentanza di Codecrai, che è capofila di questo progetto, Andrea Zaccolo, nonché responsabile vendite del gruppo. Io invito tutti i nostri clienti a utilizzare questa nuova macchina, anche perché oltretutto portando le bottiglie si ottengono anche dei buoni sconti, quindi un buon motivo in più, non solo per l'ambiente ma anche per il portafoglio. Quindi io ringrazio tutti quanti. Adesso, se volete dire qualcosa, Carla, grazie di essere qui oggi, penso che facciamo qualcosa per il nostro territorio. La macchina è a disposizione chiaramente di tutte le persone del territorio, negli orari di apertura del centro, il parcheggio è aperto, quindi possono venire. Cosa ne pensi? Benissimo, cercherò di fare il massimo della pubblicità anche tramite l'ufficio del turismo. Grazie. Perché è giusto che tutti i turisti anche conoscono e abbiano la possibilità di utilizzare questa opportunità. Come assessore alla cultura direi che questo è il massimo della cultura, è giusto che la plastica abbia una seconda chance, visto che tutti ci vestiamo di pile, certo. I cestini riciclo e tante altre cose di riciclo, quindi è il massimo. Grazie. Zaccaro, Codecrai Ovest, capofila del progetto di riciclo e di recupero delle bottiglie in PET. Andrea, vuoi dirci qualcosa? Innanzitutto volevo ringraziarti, ringraziare uno dei soci più attenti all'ecologia che abbiamo, che noi avremo tra le nostre fila. Da subito abbiamo sposato il progetto Coripet che ci è stato presentato in convention fine dell'anno scorso e siamo partiti un mese fa annoverando già 7-8 nostri punti vendita e programmando di arrivare intorno alla cinquantina entro i prossimi mesi. Quindi siamo molto contenti di aver abbracciato questo progetto e di contribuire in quanto responsabili in qualche maniera nell'emissione nell'ambiente di plastica a poterla recuperare e a darle nuova vita. Non so se vuole aggiungere qualcosa Enrico. Grazie. Grazie. Io devo assolutamente ringraziare i Vertici CRAI che con grande sensibilità hanno appoggiato il progetto rendendosi disponibili alla posa delle macchine. Ricordo che il consorzio Coripet è un esempio di economia circolare diretta per cui le bottiglie raccolte dai compattatori ridiventeranno immediatamente bottiglie, quindi il progetto Coripet, Bottle to Bottle si chiama così esattamente per questo motivo. Grazie a CRAI, grazie al centro commerciale Le Baite che ci hanno accolto con grande affetto, oserei dire, e grazie a tutti.